pedale contro il carter fa un rumore sgangherato. Sulla bici che tua madre a malincuore m'ha imprestato, vado forte sul selciato. M'han convinto ad accettare quest'invito a risparmiare, così tutti son contenti, la bilancia, i pagamenti, il governo, i sacramenti. La TV ci ha bombardato col sorriso suo sbiadito, che bisogna pedalare per poter accelerare. Spettacolo particolare questa sera, teatro a pedali. Sì, finalmente siamo riusciti a portare a Rivarolo questo teatro a pedali. È stata una vicissitudine che da settembre ci ha portati fino a questa sera, il tempo non ci ha dato una mano. Avrebbe dovuto essere al Castello Malgrà, quindi nello scenario del cortile del Castello Malgrà, ma non importa, l'importante è riuscire a portare a Rivarolo, ai rivarolesi e anche le persone che vivono di fuori da Rivarolo, questo spettacolo molto molto particolare. Come è nata la scelta di chiamare questa compagnia teatrale per questo tipo di spettacolo? Allora, ce l'hanno parlato gli amici di un altro coro, il coro di Trofarello, e poi abbiamo pensato di inserirlo nel nostro progetto, che quest'anno il progetto del coro ha un aspetto green. Abbiamo cercato in tutti i modi di fare degli spettacoli che rispettassero l'ambiente, l'ecosostenibilità, e questo spettacolo è proprio più giusto di tutti, possiamo dire così, perché si vedrà il pubblico interagire completamente durante tutto lo spettacolo, producendo energia, l'energia che aiuterà ad accendere le luci e tutto quello che è elettricità di questo spettacolo, soltanto portato dalla pedalata delle biciclette, quindi un modo più che mai green di fare spettacolo, ecco. Questo è solo il primo evento di un weekend intenso per il coro polifonico della città di Rivarolo Canavese. Sì, sono combaciati tutti questi appuntamenti proprio in questo weekend. Avremo la nostra rassegna, quella Laudato Si, che ha portato a Rivarolo, e siamo molto molto orgogliosi di questo, ha portato negli anni a Rivarolo veramente dei grossi ed importanti gruppi corali. Quelli di quest'anno soprattutto ci rendono orgogliosi, perché il coro La Rupe di Quincinetto, quindi un coro che è proprio accanto a noi, è uno fra i più importanti e blasonati cori del panorama italiano e anche internazionale. Mentre invece l'ensemble di domenica è un ensemble formato da quattro musicisti che fanno parte del coro da camera di Torino, e quindi di nuovo quattro voci molto molto importanti. Entrambi nella parrocchia di San Francesco, e uno sabato sera e l'altro domenica tardo pomeriggio. Sì, sabato sera per il coro La Rupe e per l'ensemble Nox domenica pomeriggio. La cosa interessante è che nella chiesa di San Francesco sabato e domenica ci saranno le visite guidate del FAI, quindi siamo magicamente riusciti a far combaciare questi eventi, quindi soprattutto quello di domenica sarà proprio a conclusione dell'ultima visita della giornata FAI, e poi a conclusione di tutto ci sarà la cena definita povera, che poi non sarà povera per niente in realtà, ma è una cena il cui ricavato verrà devoluto alla Caritas cittadina, che in questo momento ha un particolare bisogno di aiuto, e il nostro coro da sempre è legato alla solidarietà, quindi tutte e due le serate saranno dedicate a questo, quindi una raccolta fondi che si chiuderà con questa cena. È bellissima questa solidarietà tra associazioni e rivarolesi. Certo, è importante questo, ci fa piacere stringere rapporti in tutti i sensi. Poi nella Caritas di Rivarolo ci sono molti coristi che lavorano, quindi a maggior ragione c'è questo senso di unione. Ci è piaciuto proprio poter dare il nostro contributo in questo caso.